Nell'ultimo mese, praticamente ogni giorno, abbiamo avuto notizie di violenze sulle donne, violenze di vario tipo, appunto dalle molestie allo stupro ai femminicidi. Non possiamo rimanere a guardare. In questa legislatura noi ci siamo occupati del tema della violenza sulle donne, ma evidentemente c'è ancora molto da fare. E allora io rivolgo un appello alle forze politiche perché si approvi in questa legislatura un provvedimento che aumenti la protezione, la tutela delle donne, così come si mettano in atto le misure interdittive appunto per gli uomini violenti che si sono macchiati di minacce già e che già hanno dato segno di voler far del male alle donne. Trovo inaccettabile la dimensione di chi dice che se una donna si veste in un certo modo provoca, ma provoca che cosa? Cioè, noi dobbiamo aiutare i nostri giovani e le nostre ragazze a rispettarsi reciprocamente. Per questo è importante iniziare dalle scuole. È a scuola, è in famiglia che si deve fin da subito parlare del rispetto dei due generi. La ragazza deve essere libera di vestirsi come vuole, non è possibile che la responsabilità ricada su di lei perché non si è coperta. Ma allora che cosa stiamo facendo? Invochiamo il burka? Cioè, io trovo assurdo il livello del dibattito su questo tema.